Questo vivace autoritratto riflette la tecnica impressionista di Van Gogh e il suo caratteristico uso del colore, evidenziando la propria capacità di esprimere le condizioni psicologiche attraverso la pittura. Il dipinto ha un tema iconograficamente molto insolito, mostra Marta che rimprovera Maria Maddalena per la sua vanità, argomento che conosciamo attraverso una serie di copie. Il dipinto di Detroit è stato recentemente riconosciuto come l'originale. Il tema religioso è trattato in maniera sostanzialmente profana. È un pretesto per realizzare passaggi di pittura di grande intensità e per costruire un'immagine che è più una scena di genere che religiosa. Questo grande murale fa parte del Detroit Industry Murals di Rivera, che celebra i lavoratori dell'industria automobilistica di Detroit. Le opere murali di Rivera esplorano temi di classe, industria e tecnologia. Andrea De Franceschi fu gran cancelliere della Serenissima dal 1529 al 1532 e venne ritratto da Tiziano quale pittore ufficiale. Su uno sfondo scuro il protagonista è ritratto con la testa leggermente ruotata a sinistra, mentre il busto è girato verso destra. Con questi piccoli accorgimenti l'opera ottiene un effetto dinamico. Il volto è ritratto con incisività, con profondi solchi dell'età che rigano l'anziano politico. I capelli sono un caschetto grigio con frangetta. Come tipico della moda dell'epoca, barba e baffi sono lunghi. Questo dettagliato dipinto fornisce uno sguardo sulla vita contadina del XVI secolo nelle Fiandre, con una scena vivace piena di personaggi che partecipano a un matrimonio contadino. Questo dipinto è famoso per la sua rappresentazione astratta e atmosferica di fuochi d'artificio a Londra, mostrando l'interesse di Whistler per gli effetti di luce e movimento. Sul dipinto appare la data 1442, a dimostrazione che fu completato dai collaboratori della bottega dell'artista appena un anno dopo la morte di Van Eyck. Dalla lettera sul tavolo si può supporre che San Girolamo rappresenti il ritratto del cardinale Niccolò Albergati. L'opera mostra San Girolamo nella tradizionale rappresentazione del suo studio. È vestito con l'abito e il cappello cardinalizio mentre legge un libro in un piccolo studio pieno di oggetti che testimoniano la sua erudizione ed i suoi interessi. In basso si vede un leone che richiama la leggenda di San Girolamo, secondo la quale egli estrasse una spina dalla zampa dell'animale che gli rimase poi fedele. Questa drammatica opera barocca mostra Giuditta, un'eroina biblica, nell'atto di nascondere la testa mozzata di Oloferne, evidenziando il coraggio e la determinazione femminile. Questo dipinto rappresenta Cleopatra nel momento della sua celebre morte, un tema ricorrente nell'arte barocca, esplorando temi di virtù, vizio e la tragedia portata da una passione d'amore finita male. L'artista ha ritratto una giovane donna sul retro di questo dipinto. Se è vero che entrambe le immagini rappresentano la sua amata Anne Landolt, i cui genitori si rifiutarono di permetterle di sposarlo, allora l'incubo può essere interpretato come un'allegoria della delusione. In tal caso la macabra scimmia è l'uomo a cui è consentito infine di possedere la donna tanto amata dall'artista. Qui Fuseli evoca un'immagine terrificante, piena di mistero e panico. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!